Quante utilitarie conoscete che possono vantare una presenza sul mercato di oltre 40 anni? Volete un nome? Me lo faccio io. Ford Fiesta, per esempio, che per il 2017 si rinnova ancora una volta. Lunga 4,04 metri e larga 1,78 metri, la nuova Fiesta lascia maggiore abitabilità agli occupanti di tutti e cinque i posti. Il cambiamento più importante forse non è all'esterno, ma all'interno della Fiesta, dove spariscono circa la metà dei tasti fisici rispetto al modello precedente. No, ma chi è che rompe adesso? Pronto? Giulia, tutto bene? Marco, ciao. Senti, avrei bisogno di un grandissimo piacere. Sai che arrotondo con la consegna delle pizze. Avrei bisogno che mi sostituissi oggi, non riesco proprio ad andare. Ma io sto girando la prova della Ford Fiesta, non posso venire adesso. Dai Marco, ti prego, sono disperata. Vabbè, ho capito, non aggiungere altro, però io sto lavorando. Farò le consegne con la macchina, te lo dico, non posso mollarla. In auto? Ma ce la fai? Stai tranquilla, ma scusa, per la divisa? Arrangiati, ma una divisa la dovrai avere, tanto lo sai dov'è la pizzeria, no? Guarda, ti faccio questo piacere durante la prova della macchina, così almeno ci riesco. Per la divisa mi arrangio in qualche maniera, ti faccio sapere. Oh, comunque grazie, gentilissima come sempre, eh. Bene, ciao. Ciao. Sì, vabbè, ma la divisa ce l'ho. Ah, eccolo, l'uomo delle pizze. Non più fai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girato, delle belle trovando amicoso, ma ci sei trovato cibo. Prima consegna in via Pestalozzo. Pestalozzi? No, Pestalozze. Pestalozzi. Pestalozzi. C'è anche senso. Vabbè, io la porto via Pestalozzi. In Italia, dica per favore l'indirizzo. Milano, via Pestalozzi, 16. Cominciare a seguire il percorso evidenziato. Chi è? Pizza! No, è chiuso! No. Il Sync 3 è qui, con diagonale da 8 pollici. È velocissimo al tocco del dito, proprio come gli smartphone. E poi, cosa da non sottovalutare, è un menu facile e intuitivo, sempre molto chiaro. E soprattutto, altra cosa da non sottovalutare, è la compatibilità con i protocolli Apple CarPlay e Android Auto. Sì, dimmi Giulia, cosa c'è? Pronto? Pizzeria Grande Piramide d'Egitto. Sì, fai gli scherzi, brava, eh. Peccanti, fitinderi. Chi è? Pizzeria Grande Piramide d'Egitto. Eh? Le pizze. Capitolo sicurezza. La nuova Ford Fiesta segna un passo in avanti decisamente importante rispetto alla generazione precedente. Qualche esempio, il Lane Keeping Assist, che agisce attivamente sul volante ruotandolo per riportare l'auto in corsia. E poi ancora il Cruise Control adattivo, che mantiene automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Senza dimenticare poi che c'è il radar anticollisione, che frena automaticamente la vettura in caso di impatto e con riconoscimento del pedone. E poi ancora il sistema che monitora l'angolo cieco negli specchietti. E poi ancora il sistema che legge i cartelli stradali e li riporta proprio qui al centro della strumentazione, così da distrarre il meno possibile. Senza contare gli abbaglianti automatici. E tutto ciò solo per citare i più importanti. No, ancora? Ma io non ci credo, ma io sto lavorando. Ma chi è che mi scrive messaggi? Dai! Come sta andando la prova? Guarda che devono fotografare la Fiesta. Non fare tardi. Ah, pure. Poi? Go! Per montagne, per valori! Uno dei miei esodioni al concerto ti proponi, di ballate di cannoni che le porre tutti i tuoni, allora che io fa fischiare, non più fai, quei pene di...
non più fly, quella chioma, non più. A questo punto vi starete chiedendo se ci sono stati miglioramenti anche per quanto riguarda la guida. Beh, sappiate che la risposta è affermativa. Mi è piaciuto per esempio tanto lo sterzo, più diretto e preciso rispetto a prima. Decisamente ben calibrato anche il telaio, in grado di sopportare potenze ben superiori. Ci siamo capiti, no? Piccola parentesi, la nuova Ford Fiesta è disponibile anche in configurazione tre porte, merce rara in questo segmento. Il pubblico dal piede pesante è avvertito. Chissà la ST, sto già sbavando. Per la prova non ho scelto il classico diesel, ma un benzina. Dalla buona potenza, ma con un prezzo d'attacco inferiore rispetto al più prestazionale 1000 3 cilindri EcoBoost. Sto parlando del 1100 benzina 3 cilindri da 85 cavalli. Il motore giusto se volete risparmiare qualcosa, come detto, e poi avete in mente di fare pochi chilometri, soprattutto in città. È pronto all'acceleratore, è molto silenzioso e poi la coppia, disponibile già da un regime appena sopra quello del minimo, consente di spostarsi con grande agilità. Alla gloria militar, alla gloria militar. Parliamo adesso di prezzi, perché anche la nuova Fiesta, come tradizione Ford, del resto tiene alta la bandiera del value for money. Eh già, perché nonostante una dotazione tecnologica particolarmente ricca, come abbiamo visto, il listino attacca a 14.250 euro, salvo promozioni in corso. Ragazzi, e voi che cosa ne pensate della nuova Ford Fiesta, della sua tecnologia, del nuovo sistema infotainment, del fatto che si guida anche un gran bene? Scrivetelo qui sotto nei commenti. No, non ci credo, non ci credo. Scrivetelo qui sotto nei commenti, sì, ma voi che cosa ne pensate? Che ho girato tutto con questa roba addosso e adesso devo rifare tutto da capo? Eh?